Per la terza giornata di ritorno nel girone C di Serie D, il Padova scende in campo a Rovereto contro il Mori Santo Stefano, penultimo in classifica. Parlato rivoluziona la formazione, lascia in panchina tanti big, ma il Padova parte subito forte al quinto minuto, Cunico sfiora il gol. È un monologo bianco scudato nel primo tempo, siamo al 25esimo. Petrilli ci prova da posizione defilata, sfiora il palo. Petrilli è uno dei più attivi dei biancoscudati nei primi 45 minuti. Qua c'è il cross che vede proprio la testa dell'esterno torinese, deve distendersi il portiere per parare. 32esimo minuto, calcio d'angolo di Cunico, svetta più in alto di tutti Sentinelli e firma il suo terzo gol in campionato. Il Padova passa meritatamente in vantaggio contro il Mori di Santo Stefano, è 1-0 per i biancoscudati. Rivediamo al 32esimo minuto questo corner di Cunico, colpo di testa in rete di Sentinelli. Passa un minuto, c'è questo fallo di Dalfiume a metà campo su Nickel. Era già ammonito il difensore del Mori, secondo cartellino giallo, e la formazione trentina resta in 10 uomini dopo poco più di mezz'ora. Si complicano le cose per il Mori Santo Stefano, si arriva nel secondo tempo, qua perde palla, forse con un fallo, non è così per l'arbitro, e Petrilli può andare a insaccare il 2-0. Dopo appena un minuto del secondo tempo il Padova si porta già sul 2-0, può festeggiare la formazione biancoscudata, la partita sembra in discesa, ma al 12esimo minuto c'è questa bellissima punizione di Tisi che accorcia le distanze. Tisi a segno anche all'andata, firma il 2-1 con il quale il Mori Santo Stefano prova a rientrare in partita, ma non è così perché il Padova accelera ancora e c'è il primo gol in bianco scudato di Emil Zubin, che sfrutta così un assist di Ilari per battere il portiere e riportare il Padova avanti di 2 gol. La partita in pratica sembra finita, il Padova prova anche a divertirsi, Cunico vuole entrare nel tabellino dei marcatori, ma qua il portiere gli nega la gioia del gol. Ma il Padova continua ad attaccare, c'è Zubin sulla destra, il cross per Amirante, appena entrato firma il suo terzo gol in bianco scudato, poker del Padova con il colpo di testa di Savio Amirante, 4-1 per un Padova che dà anche spettacolo allo stadio di Rovereto. Padova però che si distrae, qui c'è un fallo non ravvisato dall'arbitro su Salvadori, può partire il contropiede del Mori, è velocissimo De Michei sulla destra che riesce a battere Lanzotti, segnare il 4-2 per il Mori Santo Stefano. Nel secondo tempo succede di tutto, succede anche che Petrilli trovi così Amirante, scarta il portiere in uscita un po' frettolosa da posizione molto angolata, riesce a segnare la sua doppietta ancora. Molto freddo sotto porta Savio Amirante del quinto gol biancoscudato al 29esimo minuto del secondo tempo. Il Padova si diverte anche con i subentrati, visto che al 42esimo c'è gloria anche per Aperi che segna in spaccata il suo quinto gol nel Padova, il quarto gol arrivato partendo dalla panchina per l'esterno siciliano, è 6-2 per i biancoscudati. Aperi festeggia anche con i compagni della panchina. I gol potrebbero anche essere 7, perché lo stesso Aperi di testa si vede negare la gioia del gol da Rossati. Finisce così dopo 3 minuti di recupero. Il Padova vince 6-2, ritrova anche la vetta della classifica, visto che l'Alto Vicentino ha perso contro il Krasrepen.